200 famiglie del quartiere Palestro senza acqua calda dal temporale di sabato scorso. Attesa quasi finita per il nuovo ospedale di Padova, salvo sorprese, martedì la firma. Salgono a 5 i casi di West Nile nel Padovana, l'ultimo per un'anziana di 90 Padovana. Ancora proteste per l'allungamento degli orari della ZTL in Via del Santo, residenti e commercianti protestano. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca da Padova e provincia. L'avete sentito dai titoli in apertura, ci occupiamo del caso che riguarda 200 famiglie nel quartiere Palestro che dopo il temporale di sabato scorso si trovano a vivere costretti senza acqua calda. 200 famiglie abitanti in case dell'Ater di Padova sono senza acqua calda da sabato 21 luglio, da subito dopo il nubifragio abbattutosi nel pomeriggio sulla città. Tra loro a patire la mancanza di potersi normalmente lavare con acqua calda nell'anno 2018 ci sono malati allettati, bambini piccoli e anziani. Alcuni residenti dei condomini Ater di Via Varese, quartiere Palestro, hanno quindi chiamato in redazione per dirci che la violenta pioggia di sabato scorso ha mandato in tilt le pompe in dotazione alla grande cisterna d'acqua che si trova all'esterno dei condomini. Le pompe la fanno arrivare direttamente alla caldaia a metano presente in ogni unità, ma a quanto pare le pompe sono bloccate. Le persone si fanno la doccia con l'acqua fredda, oppure, come nelle grandi emergenze, scaldandola sul fornello. Ma una settimana intera di emergenza, e nemmeno così grande, non è giustificabile. Di sicuro torneremo a parlarne nel nostro notiziario fino a quando le persone non riavranno di nuovo l'acqua calda in casa per lavarsi e farsi da mangiare. Nuovo ospedale, attesa quasi finita, se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, martedì la firma dell'accordo. Settimane decisive per il nuovo ospedale. Lunedì scorso il sì del Consiglio Comunale. 7 mesi ci sono voluti da dicembre, ma martedì prossimo Palazzo Balbi a Venezia ospiterà la firma di quella che si avvia a essere l'opera più importante per Padova. Finalmente ribadiscono i cittadini. Certo che c'è bisogno, eh. Abbiamo medici di eccellenza e strutture super carenti. Magari non vedo l'ora. Era ora però. Questa giunta ha perso molto tempo. Ritardi ci sono stati e mi pare che si proceda con tanta lentezza. E invece c'è bisogno di un ospedale efficiente e nuovo, questo sì. Non andare sempre avanti, sempre con promessi qua e là. Speriamo che sia molto buono, dico. L'importante è che si venga fatto bene, bene, con tutte le sue cose. Bene che lo facciano, anche più presto che possono, insomma. Ci voleva, sì, ci voleva. La nostra emittente ha condiviso queste richieste, dato ampio spazio alle voci di padovani e non solo. Padova è un ospedale d'eccellenza, riconosciuto a livello internazionale. La disponibilità che c'è in questo ospedale, non c'è, a parte organizzatissimi perché sono organizzati all'estremo, la disponibilità, la gentilezza, tutto. Padova è un ospedale che è un'eccellenza non solo italiana ma mondiale, merita sicuramente di avere gli spazi idonei. La ricerca, la sfida alle malattie, la voglia di raggiungere frontiere sempre nuove, di fama internazionale la scuola di medicina padovana. I cittadini chiedono che su questo si continui a investire. Se poi c'è una parte di ricerca, uso questo termine, insomma, ecco, che mi pare che ovviamente Padova dovrebbe avere, questa maggior ragione. Medicina a Padova siamo a livelli molto alti e quindi se si può anche migliorare, ben venga, insomma. È tutto importante la ricerca, ecco, per me sì, per i ragazzi che studiano medicina. Salgono a 5 i casi di West Nile in provincia, l'ultimo riguarda un'anziana di 90 padovana. Nel frattempo sono partite le disinfestazioni che saranno monitorate in modo stretto dall'ULS padovana. 5 casi, Albignasego, Santa Giustina in Colle, Gazzo e Padovano. Di venerdì gli ultimi 2 a Brusegana, quartiere di Padova, con focolai e l'Istituto Agrario, e 90 a Padovana. L'ultima in ordine di tempo a essere colpita è un'anziana che si trova ricoverata in ospedale, positiva al virus. Sale l'attenzione per far fronte all'emergenza West Nile con l'ULS 6, che tra martedì e giovedì prossimo incontrerà tutti i sindaci della provincia per fare il punto e condividere le iniziative.
Le disinfestazioni straordinarie sono già state programmate dai comuni. Venerdì a Padova un'operazione nel quartiere di Brusegana che ha interessato anche l'ospedale I Colli. Nella giornata di sabato novente, in maniera più intensa, nella zona dove si è verificato il caso. Azioni che saranno ripetute anche nei prossimi giorni. Intanto ai cittadini si chiede di fare la propria parte. Bisogna evitare, sembra banale, ma farsi pungere dalle zanzare. Poi cosa molto importante è evitare nella propria casa, attorno alla propria casa, il ristagno di acqua. Quindi svuotare tutti i sottovasi, magari ci sono dei giocattoli, degli secchi abbandonati, cercare di pulire i giardini e buttare via tutta l'acqua dove le larve praticamente crescono. Delle aree pubbliche si occuperanno in questi giorni i comuni, di quelle private devono farsi carico i cittadini, che potranno intervenire con disinfestazioni periodiche in pastiglie da ripetere ogni 3-4 settimane. Non è una situazione nuova, spiegano le autorità sanitarie, esplosa in quest'estate 2018 per le condizioni meteo. È una malattia che noi in realtà abbiamo già incontrato in passato, l'abbiamo già vista in passato. Quest'anno c'è stato un aumento dei casi proprio perché abbiamo avuto una stagione umida. Allarme non lo direi, però sicuramente è una situazione che bisogna tenere sotto controllo e bisogna affrontare tutti assieme. Ancora proteste per l'allungamento degli orari della ZTL di Via del Santo. I residenti e i commercianti dicono a questo punto la via rischia di morire. Hai voglia a farti il selfie per sensibilizzare amici, politici e amministratori pubblici contro il prolungamento della ZTL in Via del Santo fino alle 23. Potrebbe non bastare a salvare da morte certa una strada del centro storico ritenuta da commercianti, ristoratori e residenti molto malata già da tempo. Via del Santo. Antonio, pensaci tu, sembrano invocare i diretti interessati a far rinsavire la giunta Giordani dall'aver preso un provvedimento che, dicono le persone al capezzale della loro via agonizzante, se può andare bene per le piazze, per Via del Santo potrebbe portare alla chiusura definitiva di negozi e locali pubblici, alla successiva carenza di passaggio di auto e pedoni e quindi all'aumento di malavita e degrado, il tutto a due passi dalla Basilica. Per fare fino alle 23:30, benissimo, dai la possibilità a chi vuole venire in centro di poter parcheggiare gratuitamente e tranquillamente, in modo tale da poter raggiungere il centro storico facendo anche due passi a piedi, che sia da Via del Santo, da Via di Roma. Date, aiutate le persone che vogliono venire in centro e allora aiutate automaticamente i commercianti a stare in piedi, non come noi che ci state facendo veramente chiudere e come noi tanti altri. Ultimo 5-6 anni ho visto minimo 5-6 gestione già chiuso, anche cambiato gestione proprietaria, cose così. Via del Santo è una via morta di Padova, però qua bisogna fare qualcosa comune. La consigliera comunale di Forza Italia, Eleonora Mosco, contesta il metodo impositivo bulgaro usato dalla giunta, da cui il NIET, che caratterizza la sua battaglia, per estendere l'orario del divieto di accesso alle auto nella via, senza aver tenuto conto delle esigenze di esercenti e ristoratori. Chiede una revisione del provvedimento che, va ricordato, è sperimentale. Un provvedimento che andava fatto se si rivede il sistema parcheggi, se si rivedono le tariffe dei sistemi parcheggi, se si rivede la possibilità di prevedere delle navette dei park scambiatori al centro e se si prevede soprattutto una diversa e più efficace sistema di trasporto pubblico che dia sicurezza all'interno dei mezzi, che non dia problemi di guasti, che non dia problemi soprattutto di orari. Era questo l'ultimo servizio, grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente.